Marco Evangelisti, dall'esultanza nell'ultimo turno contro Lanieri del Prato alla, diciamo così, dimissione di carattere, dimissione di entusiasmo di oggi. Ci speravamo con la tripla del capitano, particolarmente nel terzo periodo, però il quarto, diciamo, siamo crollati fisicamente o mentalmente, Marco. No, no, ma il calo fisico ci può stare, la terza partita in una settimana. Non è quello che mi interessa. Io inizio a pensare veramente che noi facciamo di tutto per perdere le occasioni, cioè ogni volta abbiamo l'occasione per fare qualcosa di importante, la toppiamo, o per un motivo o per un altro, o per due giocatori o per altri due, o perché te ne manca uno o perché ne altri due, ma c'è sempre un motivo. Quindi è giusto che noi siamo in questa posizione di classifica, è giusto che ora si rischia anche di entrare in una zona brutta di classifica. Agliana ha strameritato di vincere perché sono stati molto più solidi mentalmente, con giocatori che si vede sono di un livello superiore, perché nei momenti chiave ci hanno punito, l'allenatore li ha messi benissimo in campo, e quindi noi ci rimbocchiamo le maniche e si cerca di vincere la prossima. Il problema è che nello spogliatoio si parla, sì, stiamo concentrati, sì, quello, sto attento a quello, sto attento all'altro, poi però bisogna dirlo, ma bisogna anche farlo poi, perché sono due cose ben distinte. Io oggi ho visto errori di concentrazione, cioè, e non sono, io non ho mai contestato l'errore al tiro, cioè, l'errore al tiro fa parte della pallacanestro e si va per caratteristiche individuali, ma l'errore di concentrazione non è ammissibile, cioè, io entro in campo, non so chi marco, le caratteristiche dell'avversario, cioè, quello purtroppo o una volta un giocatore, una volta un'altra, e ne fai 5 e hai già perso la partita. Nonostante la sconfitta non manca l'appuntamento il nostro presidente Mauro Castelli, chiaramente per aspera ad aspra, ma quando ci sono gli asperi la gente se ne va, invece lui è sempre presente, perché è giusto che sia così. Ma senti, diciamo che la partita l'abbiamo persa su tutti e quattro i quarti, perché la nostra arma vincente, che era difesa, stasera non c'è stata. Quando c'è stata negli ultimi minuti qualcosa di buono ho visto, però al di là di questo il problema lo ha anche sottolineato il coach, il problema è che non possiamo permetterci che in campo ci sono dei giocatori che scompaiono, completamente scomparsi, e questo non può capitare. Qualche volta capita che un giocatore non sia in giornata, però stasera almeno tre giocatori erano con la testa da un'altra parte. Quindi questa cosa non deve accadere. Io parlerò con l'allenatore, anzi, diciamo, ho già parlato, ma insomma, questa cosa non può accadere. Noi non siamo in grado di fare questa cosa. Quindi che tutti si rimettano a lavorare molto, molto di più, e in campo devono dare molto di più di quello che hanno dato stasera.